Questa mattina, tramite la pagina Facebook Antonio Visconti Sindaco, si è svolta una conferenza stampa online. L'incontro virtuale con i giornalisti è stato utile per presentare le varie forze che sosterranno la corsa di Antonio Visconti e per lanciare le prime proposte alla città. Sono davvero emozionato per questo impegno che mi accingo ad assumere e per la fiducia che tante persone hanno riposto in me. I cittadini di Battipaglia sono stanchi di vivere in un posto che non riconoscono più. Una città sporca, una città abbandonata, una città che non dà più un motivo per attrarre, ma anzi motivi per escludere. Noi dobbiamo ripartire dall'esperienza che diceva Rosaria Mancino, dall'esperienza di un territorio che combatte con i giganti della finanza internazionale e che rivendica il diritto al lavoro e all'identità e alla dignità, usando tutti gli strumenti di cui dispone con correttezza, con convinzione e con abnegazione. Per questo io spero che per noi figli di Battipaglia, che abbiamo conosciuto il tramonto della bella Battipaglia, della Battipaglia aperta, della Battipaglia che non aveva paura dello straniero, anzi accoglieva lo straniero, anzi Battipaglia nasce da grossi flussi di immigrazione di persone. Il sindacalista Bufano è l'esempio di una persona che è arrivata a Battipaglia 40 anni fa, 45 anni fa, e qui ha deciso di rimanere e di costruire il proprio futuro e di mettere le radici. E un motivo ci sarà stato perché l'ha fatto a Battipaglia in un altro, ma è la storia della mia famiglia, è la storia penso di tutte le famiglie battipagliesi che hanno i parenti fuori e che in questa città ci sono rimaste e vogliono continuarci a essere. Per cui noi vorremmo far uscire Battipaglia dalle tenebre. E quindi, metaforizzando, come dire, vorremmo che si aprisse una piccola luce, una speranza sul futuro, soprattutto ci dessero una grande motivazione per rimanere e per credere e per apprezzare le potenzialità che questa città ha, ma soprattutto una grande speranza per i nostri figli. Io ho mio figlio che frequenta la scuola elementare di Battipaglia, ora fa la video lezione. Ieri è stata la festa del papà e vorrei che anche lui potesse vivere in una città di cui andare orgoglioso, come io andavo orgoglioso della mia città quando ero un ragazzo e vivevo il marciapiede, vivevo le tante occasioni di incontro, che si sono impoverite. Forse noi quarantenni siamo l'ultima generazione che sa ancora ricordare quello che è stato. Probabilmente i ragazzi di 20 anni non conoscono, si sono abituati a questa situazione di alienazione, di impoverimento, di abbrutimento della città. Noi vorremmo raccontargli quello che noi abbiamo conosciuto per un pochino, riaccendere un futuro e far ripartire la storia dei 100 comuni, la storia delle tabacchine, la storia delle persone che lavoravano alla baratta, la storia delle 1000 eccellenze battipagliesi, la storia delle battaglie sindacali. Battipaglia è terra di grandi battaglie per il lavoro ed è da qui che vogliamo ripartire.